del grande evento dell'anno giubilare 2000. Abbiamo esaminato i punti chiave del giubileo, abbiamo parlato del pellegrinaggio, della Porta Santa, dell'incontro con Cristo Signore nella remissione dei peccati, della riconciliazione. Adesso, nell'ambito della remissione dei peccati, voglio precisare un punto, ed è l'indulgenza che accompagna la remissione dei peccati. È un'indulgenza giubilare straordinaria, in cui c'è il condono delle pene, oltre alla remissione delle colpe. Che cosa significa tutto questo? Ogni peccato che noi facciamo ha una doppia dimensione: il reatus culpe, reatus pene, cioè il reato della colpa, il reato della pena. Tu vieni condannato per omicidio, ecco la colpa. Il tribunale, dopo la condanna per omicidio, ti dà la pena da scontare, 30 anni di galera. Dunque la colpa è il giudizio sulla colpevolezza, su un reato commesso. E poi c'è la pena da scontare per reato commesso. Il buon Dio, dopo che noi abbiamo confessato il peccato, ci rimette la colpa, cioè ci rimette, ci perdona, per cui quel peccato non è imputato più a noi come colpa. Cristo Gesù ha pagato per tutti, egli è la remissione dei nostri peccati. E continuamente nel sacrificio della Messa, quando si offre il sangue di Gesù, il sacerdote dice: questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Però resta la pena da scontare. Ora, la pena è di due tipi: la pena eterna e la pena temporale. La pena eterna viene rimessa insieme con la colpa, ed è una gran cosa. Però resta la pena temporale da scontare. Il sacerdote, nell'antica formula, nell'assoluzione sacramentale, diceva così: quid, cioè qualunque cosa tu patirai di male nella vita, o qualunque cosa tu farai del bene nella vita, siano in remissione dei tuoi peccati, cioè per rimettere la pena dei tuoi peccati. Tutte le pene che noi soffriamo in questa vita sono in remissione della pena dovuta al peccato. Noi possiamo anche cooperare alla remissione dei peccati, cioè alla pena dovuta ai peccati, con opere buone, le cosiddette opere di misericordia, preghiera, digiuno, penitenza, elemosina, tutte le opere di bene, le 14 opere di misericordia,
sono buone per noi per la remissione della pena dovuta ai peccati. Quando noi non arriviamo in questa vita a scontare la pena temporale dovuta ai peccati, il Signore continua a farci scontare nella dimensione del purgatorio, che è una dimensione, uno stato in cui si pena, si purifica, perché nulla di impuro può entrare in cielo, e se non siamo puri non possiamo contemplare il volto del Padre. E qualora che ci sono le pene che si scontano in questa vita, le pene che si scontano nell'altra vita, cioè il purgatorio. Pene dovute al peccato, perché noi non abbiamo la cognizione della gravità del peccato. Soltanto Dio può misurare la gravità, diciamo, quasi infinita del peccato, perché lede la persona divina del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, perché è un attentato alla stessa natura umana che viene sconquassata, e un attentato, dimensione ecclesiale, alla Chiesa, al corpo di Cristo, è un attentato all'ordine cosmico, dimensione cosmica del peccato, per cui c'è una dimensione teologica, dimensione psicologica, dimensione ecclesiologica, dimensione cosmica. Un solo peccato produce un danno enorme contro Dio, contro noi stessi, contro il corpo di Cristo, contro il cosmo. Per cui noi non abbiamo un'idea della gravità del peccato. Però il Signore ci fa scontare i peccati. Ci fa scontare, cioè, la pena temporale dovuta al peccato, perché la pena eterna ci viene rimessa con l'assoluzione. La pena eterna e l'inferno ci viene rimessa, però la pena temporale dobbiamo scontarla in questa vita o nel purgatorio. Noi possiamo scontare da noi la pena, come vi ho detto, mediante l'uso dei sacramenti, confessioni reiterate, sacramento dell'Eucaristia, attraverso le opere buone che facciamo, soprattutto attraverso le opere di carità. Se non arriviamo in questo mondo, il Signore ci farà scontare nell'altro mondo. Ora, siccome i peccati che noi facciamo sono molti, e anche ogni peccato veniale sì, ha la remissione anche dalla colpa, ma ci sono pure le pene dovute ai peccati veniali, e siccome peccati veniali ne commettiamo ogni giorno, noi abbiamo un accumulo di pene da scontare. Il buon Dio ci vede incontro, computandoci in sconto dei peccati tutto il bene che facciamo e tutto il male che sopportiamo. Le malattie sopportate bene, i disagi, le persecuzioni sopportate bene, il bene che facciamo ci scomputa dal peccato, le elemosine che facciamo ci libera dal peccato, dalla pena del peccato. Però c'è anche un altro via che noi possiamo intraprendere, e c'è un'altra cassaforte a cui attingere, ed è il tesoro della Chiesa, cioè il tesoro di Cristo, i meriti di Cristo congiunti con i meriti di Maria e dei Santi, per cui tutto è in comune. E quando c'è da pagare un debito si va alla cassa comune. Siccome questa cassa comune, parliamo in termini comprensibili, contiene denaro a non finire,
tesoro a non finire, noi possiamo attingere senza mai esaurire a questo tesoro, perché tutto abbiamo in comune. Qui entriamo nella comunione dei santi, cioè il santo che accumula tesori per il cielo, quei tesori sono miei, anche miei, perché la casa è in comune. È come se in famiglia noi avessimo la casa in comune. Tuo padre è ricchissimo, un patrimonio immenso. Tuo fratello è il grande commerciante. L'altro tuo fratello è banchiere, guadagna 1 miliardo all'anno. Tutti siamo moltissimi fratelli, sorelle, tutti guadagniamo enormemente, tu guadagni poco, però siccome la cassa è comune, se tu fai dei debiti si attinge a quella cassa e si paga il debito. Una cosa simile avviene nell'indulgenza. Per la misericordia di Dio, la Chiesa, che è custode del tesoro, attinge alla cassa comune e permette al fedele di usufruire di questa cassa in comune, cioè dei tesori di Cristo, che sono i tesori della Chiesa. Noi siamo il corpo di Cristo, la sposa di Cristo, l'umanità di Cristo. Noi attingiamo a questo grande tesoro, la Chiesa ci apre la porta santa perché noi possiamo attingere a questo tesoro e pagare anche in questa vita, con l'indulgenza che noi avremo nell'anno santo, tutte le addebitazioni che abbiamo, cioè tutti i debiti. Per cui chi riceve l'indulgenza giubilare, l'indulgenza plenaria, se la riceve tutta per la misericordia di Dio, non ha più nulla da scontare davanti al Signore, e se muore se ne va dritto dritto in paradiso, perché c'è il condono. Cos'è il condono? Quando il sovrano condona la pena. Tu hai scontato per qualche tempo, poi il Signore dà la grazia. L'anno di grazia, questo è. Gesù diceva, sono venuto a predicare l'anno di grazia, l'anno del giubileo, l'anno del condono, l'anno della remissione totale di tutti i debiti. Per cui, con l'anno giubilare, noi possiamo usufruire del tesoro della Chiesa e vederci pagati tutti i debiti contratti attraverso i peccati. Se tu così hai fatto migliaia di peccati mortali e ti sono stati rimessi, e allora tutti i debiti contratti a causa del peccato e dei molti peccati ti vengono condonati per la misericordia di Dio, perché tu attingi al tesoro di Cristo e della Chiesa. Per cui l'anno giubilare è un anno di grazia. Quando, al tempo di San Filippo Neri, ci fu il giubileo, e allora fu domandata a Filippo se veramente il giubileo l'avevano guadagnato tutti quelli che avevano fatto il giubileo. San Filippo rispose: beh, veramente sì, tanto è stato condonato da Dio, ma il giubileo perfetto soltanto due l'hanno conseguito, un certo fra Felice e San Felice da Cantalice e un altro che era lui. Speriamo che non sia così, perché altrimenti sarebbe un po' di burla, no? Non è così. Se noi facciamo le opere che vengono imposte
per guadagnare l'indulgenza, cioè il condono non soltanto delle colpe, ma della pena, se noi facciamo le opere prescritte, noi pensiamo che il buon Dio ci condoni come il reato dalla colpa, mediante l'assoluzione sacramentale, che è sempre necessaria, così il reato dalla pena, facendo quelle opere penitenziali prescritte. Per cui noi nutriamo la fiducia di avere il condono totale della colpa e della pena, della colpa facendo una buona confessione, facendo una buona comunione, e poi della pena facendo le opere prescritte, che sono brevi: qualche preghiera, una visita alla cattedrale o a Roma, a Gerusalemme oppure altrove, o anche una piccola opera o di misericordia o di penitenza, o anche l'astensione di una sigaretta, di un caffè, vale come opera penitenziale. Per cui ecco la larghezza di Dio, la larghezza della Chiesa, ma su queste opere ne parleremo un'altra volta. Rallegriamoci però questa sera, perché quando si aprirà la porta santa noi entreremo nell'anno giubilare e potremo alleggerirci dei debiti enormi che abbiamo contratto con Dio, e possiamo gioire perché il buon Dio ci rimetterà, per la sua misericordia, se siamo contriti e addolorati, ci rimetterà tutte le colpe commesse e tutte le pene dovute alle colpe commesse. Amen. Io non mi posso sgolare, cioè non, per cui, prego di avere pietà di me per ora. E allora, se voi volete pregare, poi diciamo subito che già sono in navigazione i seminari, sono 9 seminari, non c'è 9 cenacoli. Ci sono quelli poi spertini e quelli serali, già sono iniziati, e di questo benediciamo il Signore, speriamo che tutto proceda bene. Certo, a poco si vedrà, non sarà tutto perfetto fin dall'inizio, ma se c'è buona volontà, se c'è impegno, tutto andrà di bene in meglio. Il tema centrale, ve l'ho detto, è la presenza di Gesù, del Verbo incarnato in mezzo a noi. Venne ad abitare in mezzo a noi. E il bimillenario della venuta di Dio sulla terra, dell'incarnazione. Et Verbo uncaro fatto mest, ed abitavet in nobis. E siccome l'abitazione di Cristo in mezzo a noi è più tangibile nell'Eucaristia, noi di preferenza tratteremo la presenza di Cristo in mezzo a noi nella liturgia, soprattutto nella liturgia eucaristica. Vi ho detto i testi, il testo base è il Catechismo della Chiesa Cattolica, là dove si parla dell'Eucaristia, e l'altro libro, un testo ufficiale del Giubileo, è che io sono il pane della vita, e poi il testo biblico è Giovanni, capitolo sesto, tutto il capitolo sesto di Giovanni. Se voi sapete leggere questo capitolo sesto, troverete materia per un anno di studio, per un anno. Per cui avete il testo biblico, il testo ecclesiologico e il testo dottrinale. Biblico, Giovanni, ecclesiologico, Catechismo della Chiesa Cattolica, dottrinale, io sono il pane della vita, che è un testo ufficiale.